un'altra cosa che molti di voi mi chiedono è il richiamo, cioè quella paura che io ho che il cane mi scappi via e non ritorni più. Questa è data dal fatto che in quel momento per il cane noi non siamo interessanti, nel senso che lui in quel momento ha trovato una pista, stanno usando qualcosa e sicuramente lui troverà più interessante lui e dice che cavolo vado a fare lui che magari mi mette il guinzaglio, mi rimette il collarino, mi rimette la lunghina. Allora il gioco, il segreto è questo, il segreto è interessare il cane. E la prima regola, regola d'oro, è che se il cane scappa non devo correre lì dietro, perché correre dietro per lui è un inseguimento, si divertirà e si allontanerà ancora di più. Allora qual è la soluzione? Scappare esattamente dall'altra parte, chiamarlo gioiosamente, cioè rendermi interessante, che gli dirò andiamo a fare qualcosa di bello insieme e quando sarà arrivato lo premierò. Ecco, vedete, in questo caso Billy è libero. Allora lui è interessato. In questo momento mi potrebbe scappare, non scappa via. Come interessarlo? Guardate, il cane è là, disinteressato, stanno usando, sta facendo i fatti suoi. Io scappo dall'altra parte. Billy, vieni, andiamo, andiamo. Vedete? Eccolo là, vedete, il cane mi segue, è andato via, lo richiamo. Billy, andiamo, andiamo, dai, vieni. Quando arriva lo premio. Questo è alla base del richiamo e questo funziona il 90% delle cose. Bisogna avere solamente un po' di pazienza e di lavorarci un po' sopra. Allora, vi faccio vedere un altro esempio. Il cane qua, me ne vado. Lui potrebbe andare dove vuole, infatti lo sta facendo. Cosa faccio per chiamarlo? Andiamo! Mi fermo. Adesso sì, lui è perso. Vieni, vedete, si avvicina sempre. Quando arriva e vorrà fermarsi, come in questo caso, lo premio perché è stato bravissimo. Grazie a tutti, se avete domande mettete un like qua sotto, iscrivetevi e attaccate la campanellina così riceverete tutte le notifiche. Grazie e buona giornata. All we need is somebody.